quell'amaro retro gusto. Sei nel posto giusto. Valentina Persia! Mamma mia! Che importanza! Linda, cosa pensi del maschio di Peracino? No, non dico niente, non dico niente. Non dico niente. Fichi, fichi! Via, via. Ora Stella. Vi vedo turbati. Che c'è? Che è che non va grata? Vi piace il vestito? Che c'è? Non vi piace la linea? Tanto guarda come fai, fai, come te conci, ci sta sempre uno pronto a criticarte. Ah, la preferivo più rotondetta. Adesso che è dimagrita sa, sente calla. Smorfiosa, sta rifattona, questi sono i parenti, eh? Poi ci stanno le leoncine da tastiera, le donne, quelle che te mettono il seguito sulla pagina, ma sono haters. Una volta sotto una foto mia c'ha scritto: ah, un'amica mia l'ha incontrata, dice un'antipatica, sa la tira. Verità, una volta me la so tirata, ma fa un male cane. Ma un dolore, non lo faccio più. Ma poi, dico, non è depongo, c'è il rischio che ti rimane in mano. Ah, qualcuno mi scrive sotto a qualche video, ma col chirurgo so buoni tutti. Ah, brutta, a te manco il chirurgo, te puoi aiutare. A te sei vista? Qualcuno dice, ma io preferisco me stessa, così, bella, solo con acqua e sapone. Sì, solo che l'acqua deve essere de Lourdes, ciccia, te sei vista? Basta fa. Ma mi è stata a guardare, io so come il 69, come mi metti sto bene? Basta fa, lassa fa. Io con una sventolata dei capelli faccio spostare l'anticiclone da Azzorre. Lo sapete come mi chiamano nel quartiere? La tramontana di via Nomentana. La sera, prima di pettinarmi, devo chiamare colonnello Giuliacci, se no. Anche se c'è da dire, a onor del vero, che i capelli per una donna sono da sempre un dramma. Agli uomini invece gli puoi fare qualsiasi tipo di taglio, di piega. A loro gli va bene tutto. Un taglio che va da Begam a Alvaro Vitali si accontentano. Tanto quello che c'hanno in testa, non so i capelli che gli interessano, c'hanno un chiodo fisso, c'hanno, lasciate fa, lasciate fa.